E finalmente sei riuscita a iniziare un tuo percorso nutrizionale. Finalmente sei riuscita a iniziare un percorso di benessere, a iniziare un percorso di cambiamento del tuo stile di vita. E poi arrivi al lavoro, lo racconti a qualche tua collega e cosa succede? Che inizia a sabotarti, inizia a dirti che tutto questo non ti serve, inizia a proporti le pastine, inizia a proporti i tramezzini e fa di tutto per sabotarti. Quante volte ti sei trovata in questa situazione con persone tossiche che cercano di sabotare ogni tuo successo, ogni tuo inizio di successo? Seguimi fino alla fine di questo video perché voglio parlare insieme a te di una situazione molto molto comune, quello delle persone tossiche che cercano di sabotarti in ogni modo, in ogni tuo tentativo di riuscire ad ottenere il massimo del tuo benessere. Queste persone tossiche, questi alimenti tossici che non ci aiutano. Pertanto seguimi fino alla fine perché affronteremo insieme questo bellissimo argomento che si ripete costantemente con tante tante persone. Ma prima di procedere, io sono Silvia Santinato, sono considerata in Italia il punto di riferimento per la nutrizione e il benessere della donna in premenopausa e menopausa. E da oltre 23 anni con tutto il mio team aiutiamo le donne a raggiungere il corpo dei loro sogni. E oggi voglio parlare insieme a te di una situazione molto molto comune, che è quello delle persone tossiche. Ogni volta che tu vuoi iniziare a far qualcosa di buono per te, iniziare a cambiare il tuo stile di vita, succede che, ecco, quando lo racconti a qualche tua collega, inizia a portarti i tramezzini, inizia a portarti le pastine, a farti tanti inviti che magari prima non faceva e inizia a raccontarti una serie di cose negative, come ad esempio: guarda, questo non ti serve, ma puoi prendere un prodotto, cosa stai lì a cucinarti, a prepararti le verdurine quando c'è già la pastiglia che contiene tutti questi sali minerali, tutte queste vitamine. E poi quando ti dice: guarda che la mia amica ha provato, ma proprio è tornata con tanti più chili in più, con tante cose negative, e comincia a raccontarti tutto questo. E questa è una persona tossica che a te non serve. Tu hai necessità di circondarti di persone che ti diano un supporto, di persone che non siano tossiche, che non ti portano tossicità. Quante volte succede che magari una persona, una collega di lavoro con la quale non avevi mai instaurato un rapporto di vera amicizia, magari si dimostra interessata a quello che stai facendo, magari ci è già passata e di conseguenza sa cosa si vive, cosa si prova, e magari con lei puoi iniziare a costruire un rapporto di rafforzamento su quello che tu stai facendo. E questo è quello che hai bisogno. Quello che devi fare in questo momento è allontanarti da tutte quelle persone che ti portano tossicità, che ti sabotano nel tuo intento di migliorare il tuo aspetto fisico. Può capitare anche che ci sia il tuo compagno che magari non ci crede in quello che stai facendo, perché ti dice: no, no, non sta a portarmi questo tipo di mangiare, a me serve questo, io continuo a mangiare quello di prima. Allora cogli questo momento per parlare d'altro col tuo compagno, non parlare della tua alimentazione se sai che lui non ti può aiutare, perché magari ha un'altra visione, perché magari ha un'altra situazione e quindi tu gli vai bene così e non c'è necessità per lui di cambiare l'alimentazione. Quindi lascia stare, non parlare del cibo col tuo compagno, approfitta per parlare di altro, di tante altre cose, approfitta per andare a fare due passi fuori col tuo compagno, fare altro, ma non parlare di cibo se sai che lui va a sabotarti, perché tu hai bisogno di rinforzi costanti, dei rinforzi quotidiani. È chiaro che poi se non riesci con le tue colleghe, se non riesci con le tue amiche a trovare questo rinforzo, ecco che devi trovare e cercare un aiuto professionale. Ed è quello che noi facciamo nei nostri percorsi nutrizionali, quello di rafforzare questo percorso, di dare tutti gli spunti positivi che la persona necessita per raggiungere
il risultato. E questo risultato quando è che si raggiunge? Non si raggiunge da un giorno all'altro, ma nemmeno da un mese all'altro. Per cambiare uno stile, per cambiare veramente un'abitudine, serve un anno, e questo è constatato scientificamente. Se tu vedi una persona alcolizzata e gli dice: beh, prova a smettere di bere l'alcol per 5 giorni. Ha perso l'abitudine? No, perché le abitudini vanno consolidate. Non si ottiene da un giorno all'altro un cambiamento di abitudine. E le cose momentanee, se tu fai un percorso nutrizionale, se tu inizi a mangiare bene per un mese, non avrai raggiunto nulla. Non avrai raggiunto la tua consapevolezza e non avrai radicato la tua abitudine al mangiar bene. Se per qualche giorno togli tutto lo zucchero comune, se togli la pasta, togli il pane, non hai perso l'abitudine. Hai la necessità poi di continuare a utilizzare questo tipo di alimenti perché senti l'astinenza da questo cibo. È come la persona drogata. La persona drogata va in crisi dopo poco, ma non ha perso l'abitudine. Deve lavorarci molto, deve lavorare su questo errore. E così succede col cibo. La stessa cosa. Noi dobbiamo lavorare costantemente su questo. Ed è per quello che le persone che seguono i nostri percorsi nutrizionali, che hanno fatto 6, 12 mesi, addirittura noi abbiamo anche delle persone che ci seguono per 2 anni, ma non perché non abbiano ottenuto i risultati, ma perché hanno necessità di essere rafforzate, hanno necessità di sapere, un confronto. Per questo funzionano molto bene anche i nostri percorsi, anche su Telegram, dove ci si condivide, dove possiamo andare a creare delle live e affrontiamo l'argomento che si è parlato in chat e lo viviamo insieme. Perché poi non ci serve niente sapere la teoria. Siamo tutti bravi a sapere la teoria, basta che impariamo a memoria qualcosa e siamo tutti bravi a sapere la teoria. Ma poi serve la pratica, e per la pratica serve tempo. Serve tempo perché le situazioni sociali che si presentano sono diverse. Le situazioni anche lavorative, anche di emotività, di stress, sono diverse. E di conseguenza io devo far pratica su ogni situazione che si presenta, su ogni situazione che vivo. E se sono circondata da persone tossiche, da cibo tossico, da persone tossiche, non raggiungerò mai il mio obiettivo. E quindi devo iniziare a fare un salto qualitativo e lasciare da parte tutte quelle persone che non mi servono nel mio percorso, perché non mi danno niente. E quelle persone tossiche che ti sabotano sulla tua alimentazione, se ci fai caso, da domani ponici attenzione, perché se ci fai caso ti sabotano anche su altre cose, perché sono così, sono tossiche e di conseguenza continuano a sabotarti su tutti questi aspetti, su tutte queste situazioni. Su tutte queste situazioni ti sabotano. Ogni cosa della tua vita non gli andrà mai bene. Ma tu sei focalizzata su quelle persone lì. Lasciale, taglia, fai un taglio e inizia a cercare le persone che sono più in linea con te. Che ce ne sono tante, soltanto che a volte c'è la paura di rimanere da soli, di non aver paura di questo, perché tu hai fatto una scelta. Tu hai fatto la scelta di volerti bene, tu hai fatto la scelta di voler un corpo migliore per te stessa, per stare insieme con la tua famiglia, per vivere meglio, per vivere di più. E di conseguenza quando tu fai questa scelta, vai avanti su quella strada, perché sai che per te e per la tua famiglia è la scelta migliore. Quindi lascia da parte tutto quello che non ti serve, tutto quello che è spazzatura per te. E di persone tossiche ne trovi ogni giorno, ma se tu impari a fare una pulizia di queste, non ti sentirai mai più sola e non avrai mai più il problema del cosa devo fare, perché avrai di fianco a te persone che ti aiutano nel tuo percorso. E questo, come ti ho detto prima, se non lo riesci a far da sola, inizia a cercare un supporto professionale. Inizia a cercare delle persone, dei professionisti che ti possano effettivamente aiutare in questo tuo percorso. E cerca un percorso, cioè tra
tutti i percorsi che possono seguire i vari professionisti, se tu hai bisogno del supporto perché non lo trovi fuori, cerca un percorso che ti porti a condividere con altre persone che stanno vivendo la tua stessa situazione. Altre persone che vivono le stesse cose tue e che possano allo stesso modo aiutarti e che tu possa essere d'aiuto anche agli altri. Persone che stanno vivendo la stessa cosa che vivi tu. E solo lì, facendo un percorso di un anno intero, ecco che solo in questa situazione qui riesci nel tuo intento, riesci a trovarti in un fisico migliore, riesci a trovarti senza gonfiore, riesci a sapere come destreggiarti nelle varie situazioni. E questo è quello che succede alle nostre cliente private quando iniziano e abbracciano un percorso di un anno. Tutte quelle donne che hanno iniziato un percorso di un anno sono contente. Chi fa un percorso di un mese, una consulenza sola, è mirata fine a se stessa, a quello che hai chiesto in quel momento lì, quello che in quel momento avevi necessità di risolvere, sapere come abbinare qualcosa, sapere che proprietà ha un determinato alimento. E quello è quello che hai chiesto. Ma se poi vuoi abbracciare veramente un percorso fino alla fine e riuscire a liberarti dalla tossicità del cibo, dalla tossicità delle persone che non ti serve affatto, ecco che ti serve più tempo. Ora, qui sotto voglio il tuo commento, voglio sapere se anche a te succede di incontrare delle persone tossiche che ti sabotano in ogni tuo tentativo di miglioramento. È quasi come che se gli dai fastidio quando tu ti senti bene, quando tu hai raggiunto un qualcosa, agli altri dà fastidio. Se ti succedono queste situazioni, io aspetto il tuo commento qui sotto e dopo così possiamo interagire insieme e dialogare in questa chat di quello che ti sta succedendo, di quello che ti hanno fatto, di quello che ti hanno fatto contro il tuo obiettivo di raggiungere il tuo peso forma, il tuo benessere. Ti aspetto nei commenti.